Ciao amici, bentornati sull'arte del fatto a mano. Io sono Rita e questo è un canale di tutorial uncinetto. Potete trovare svariati modelli per tutti i gusti. Allora, io volevo iniziare la stagione già primaverile, insomma, andando verso il cotone, ma continua a fare freddo. Ho pensato di fare un poncho, un pull poncho con le maniche, leggerino. Non è un poncho pesante, proprio va sulle camicette magari verso il periodo pasquale è un filato molto caldo ma eh, non è un poncio pesante quindi potrebbe anche essere utilizzato come pull eh, ho pensato di mh, fare un poncio un po diverso eh, usando eh, le misure di un esagono cioè mh, la forma di un esagono in modo che una volta che noi andiamo ad inserire le maniche abbiamo una dimensione molto ampia sul davanti e sul dietro mi rimane appunto una dimensione ampia che mi dà ehm, la possibilità di avere dei movimenti liberi perché a volte i ponci con le maniche ok si fanno le maniche ma poi non riesci a muoverle rimani ferma lì con le, con, le, con le mani attaccate ai fianchi e proviamo con questa opzione vedere poi indossato vedremo come appunto come che vestibilità può dare quindi un poncio esagonale, un poncio particolare, un punto facilissimo perché vedete che il filato già lavora da solo, quindi un punto facilissimo. Si parte dal collo, ha un collo, un'altra particolarità che ha una, un collo leggermente di imbuto montante, quindi si parte direttamente dal collo, si scende, è facilissimo, sono due, due giri che si ripetono. Quando saremo provvedete dove ho messo questo fiocchettino andremo a eh, fare un aumento diverso solamente in questo giro ma vi farò vedere poi sarà da proseguire eh, fino a, a, alla vostra lunghezza ideale eh, sempre ripetendo i due motivi io mi sono fermata a 50 cm perché il materiale che avevo non era tantissimo e eh, quindi mh, mi sono fermata comunque, eh, anche a mia figlia piacciono le cose cortine, mi sono fermata in eh, circa in vita, però allungandolo si allarga anche, quindi il problema sempre del discorso delle maniche non esiste. Poi andremo a fare appunto attaccare qua, vedete la manica e poi se mi resta del materiale vorrei fare le frange, altrimenti vi farò vedere come magari inserire le frange per chi vuole inserire le frange. E se non ho abbastanza perché comunque le frange mangiano molto filato, andremo a fare, andrò a vedere di inventarmi qualche bordo particolare. Allora, per questo progetto io ho utilizzato un filato bellissimo che si chiama Australis, c'è un po' di riflesso, ma della Katia infatti ho chiamato questo poncho australis è un, sono delle, delle cake da 200 grammi io ne avevo due in casa questa è la seconda spero di riuscire a fare quello che è nelle mie idee adesso andiamo a vedere è un mistolana vedete che meraviglia di sfumature ci sono altri colori poi vi metterò il link che mi manda il sito di Katia eventualmente voleste dare un'occhiata allora, questo filato sono 200 sono cake da 200 grammi, c'è cioè riflesso, ve lo leggo io, e sono 600 metri. E se 30% lana, 70 acrilico. Allora, la particolarità di questo filato è che nonostante abbia una metratura piuttosto alta, che di solito si va a lavorare con un 3,5, un filato con questo diciamo metraggio, invece questo filato qui vedete è molto eh, vaporoso quindi ehm, va lavorato con io l'ho lavorato con un 5 e mezzo addirittura chi ha la mano grande larga potrebbe anche usare anche il 6 perché una mano regolare e il 5 e mezzo per me è andato bene quindi se volete se dovete andare ad acquistare un altro tipo di filato però eh, non guardate solo la metratura ma guardate che deve essere lavorato con un uncinetto più grande, diciamo della norma, quindi io adesso queste due vediamo dove arriviamo. Quindi, 400 grammi. Quindi, sto usando un uncinetto del cinque e mezzo. Poi, mi servirà la forbice e il mio metro da sarta. E importantissimi per questo lavoro, i marcapunti perché appunto andremo a delineare i sei lati di questo ehm, esagono. Allora io ora andrò a, fare, a farvi vedere il procedimento, userò un altro filato diverso perché appunto vi ho detto che ho, del filato, ho poco filato del, del suo e non eh, poi dopo disfarli si rovinano. E quindi andrò a usare un, vedete per esempio vi faccio un esempio questo filato che è sempre ho misto lana e ha lo stesso metraggio de, della cake però va lavorato con un uncinetto 3 e mezzo per quello che vi spiegavo il discorso del, della particolarità di questo filato comunque noi andremo a fare il campione con il filato un altro filato. Allora io ehm, appunto sto cercando di andare avanti con questo canale eh, è molto difficile perché comunque le, ce ne sono tante e quindi ehm, oggigiorno su YouTube diventa difficile proprio proseguire. E, niente, se per cortesia io vi chiedo gentilmente, se per caso vi è piaciuto questo, questo lavoro andate a dare un'occhiata anche agli altri progetti e se vi piace il canale, se volete darmi una mano e continuare potete iscrivervi. E cliccare sulla campanella su tutte quando io pubblicherò dei progetti nuovi vi arriverà un, una notifica di avvenuto di avvenuta pubblicazione niente detto tutto questo iniziamo con il progetto ho fatto una catenella di 66 maglie 66 ora andiamo a chiudere a cerchio Fate scorrere bene senza torcigliare tra le dita, la catenella e chiudiamo come un centrino con una mezza maglia bassa. Ora su questa catenella, andremo a fare due giri di maglie basse, due giri di maglie basse. Quindi mi alzo con due catenelle che sostituiscono la prima maglia bassa e comincio a lavorare le mie maglie. Sto Facendo maglia alta mie maglie basse vedete una per ogni catenella quindi 66 catenelle 66 maglie basse contando la prima che è sostituita da una catenella da due catenelle quindi finiamo il giro con le maglie basse poi facciamo un secondo giro di maglie basse su questo sempre chiudendomi con la mezza maglia bassa alla fine del giro e alzandomi con le due catenelle ecco vedi sono alla fine del primo giro di maglie basse mi chiudo nella seconda catenella che sostituiva la prima maglia bassa del giro mi chiudo con una mezza maglia bassa e faccio un altro vedete come viene piccolo con un filato come vi ho detto le caratteristiche che comunque sono caratteristiche classiche di un filato di quella metratura che ho detto prima cioè eh, per esempio qua è un gomitolino da, 100, da 50 grammi sono 150 metri però vedete che si lavora è diverso, si lavora con un 3 e mezzo e per chi magari volesse farlo con un fiato così del genere viene fuori un poncio per una bambina perché vedete come è piccolo è la dimensione della testa dove deve passare la testa quindi facciamo un secondo giro di maglie basse ci alziamo con le due catenelle e cominciamo a lavorare in giro di maglie basse una maglia bassa magari questo giro lo andate a contare in modo che alla fine dovete avere esattamente 66 maglie su cui dobbiamo, dobbiamo andare a suddividere i sei spicchi dell'esagono siamo arrivati vedete alla fine del secondo giro di maglie basse vado a chiudermi ancora nella seconda catenella con la mezza maglia bassa allora io nel poncho quello che ho lavorato con, il cotone, con la lana originale, ho fatto due giri di maglie basse, però se qualcuno vuole un colletto un po' più alto può andare avanti anche anche fare, non so, altri due o tre maglie giri di maglie basse. Bene, adesso iniziamo a suddividere i, i sei lati dell'esagono, quindi mi alzo con tre catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, rientro nella stessa maglia di base faccio un'altra maglia alta carico il filo vado nella maglia seguente e vado a fare adesso 9 maglie alte una su ogni maglia di base una due tre quattro Cinque, sei, sette, otto e 9. Carico il filo nella maglia seguente. Vado a fare due maglie alte nello stesso punto di base. Una carico il filo, un'altra maglia alta nello stesso punto di base. Carico il filo nella maglia seguente. Ancora due maglie alte nello stesso punto di base. Una seconda maglia alta nello stesso punto di base. Prendo un marca punti. Abbiamo due gruppetti, vedete di due maglie alte nello stesso punto di base. In mezzo tra uno e due mettiamo il marcapunti. Quindi tra questo marcapunti e l'inizio è un angolo, un, uno spicchio chiamiamolo un lato dell'esagono. Ora andiamo avanti, vi faccio vedere ancora facciamo le nove maglie alte una su ogni maglia sottostante una due tre quattro cinque 6 7 8, 8 e 9 Ora facciamo l'angolo. Quindi carico il filo nella maglia seguente, due maglie alte nello stesso punto di base. Una e due, carico il filo, nella maglia seguente due maglie alte nello stesso punto di base, una, e due. Okay. prendo il marcapunti punti. vedete i due gruppetti di maglie alte che sarebbero tipo dei punti v senza catenella qui in mezzo tra un gruppetto di due l'altro metto il marca punti ok e continuate fino alla fine del giro a fare 9 maglie alte ancora e poi i gruppetti da due Fino alla fine del giro, mettendo i marcapunti in ogni angolino che abbiamo formato. Sono la fine del giro, ho fatto le 9 maglie alte, mi manca una catenella, perché il primo angolo l'avevamo lavorato, a metà, avevamo fatto solo due maglie alte nello stesso punto di base. Quindi, adesso, di qua andiamo a fare l'altro. Quindi nell'ultima maglia andiamo a lavorare due maglie alte, una e due nello stesso punto di base. Ci chiudiamo con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro e mettiamo l'ultimo marcapunti qua in mezzo tra i due motivi. Le due gruppetti. Adesso vi faccio vedere Vedete, abbiamo messo 1, 2, 3, 4, 5 6. I lati sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi, tra un marcapunti e l'altro ci sono i lati dell'esagono. Ecco, io vi consiglio di mantenere i marcapunti fino che non avete imparato bene, eh, diciamo la lavorazione e che avete capito dove si va mh, a continuare. Appunto, con gli angoli adesso andiamo a fare il secondo giro del, del motivo quindi si parte e si, e si chiude sempre il giro a metà di un angolo allora adesso sulla prima maglia sulla prima maglia alta del, vedete, del primo dove abbiamo fatto le due insieme va fatta una mezza maglia alta adesso noi la dobbiamo sostituire però con due catenelle perché ci dobbiamo alzare più una catenella di separazione carico il filo saltiamo la seconda maglia la maglia di base andiamo nella seguente e facciamo la nostra mezza maglia alta Una catenella di separazione carico il filo. Salto. Una maglia di base. Vado nella prossima. Faccio la mezza maglia. Alta, una catenella di separazione. Carico il filo. Salto una maglia di base nella prossima. La mezza maglia. Alta. Una catenella di separazione. Carico il filo. Salto, una maglia di base nella prossima mezza maglia. Alta. una catenella di separazione carico il filo salto la maglia di base nella prossima la mezza maglia alta poi mi si una catenella di separazione carico il filo vedete che saltando una maglia arriviamo giusto nella maglia prima del marca punti e facciamo la mezza maglia alta Ecco qua, cosa andiamo a fare? Dove c'è il marcapunti? Non facciamo la catenella, carichiamo il filo, andiamo a fare una mezza maglia alta nella maglia seguente dopo il marca punti. Quindi dove c'è il marcapunti, vanno fatte due mezze maglie alte vicine. Senza catenella. Una parte l'altra del marcapunti. Da qui si ricomincia. Ve lo faccio vedere un'altra volta. Una catenella, carico il filo, salto una maglia di base nella prossima mezza maglia alta. Una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di base nella prossima, una mezza maglia alta. Una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di base nella prossima, una mezza maglia alta una catenella carico il filo salto una maglia di base nella prossima una mezza maglia alta una catenella di separazione carico il filo salto una maglia di base nella prossima una mezza maglia alta una catenella di separazione carico il filo salto la maglia di base e siamo all'ultima prima del marcapunti e faccio la mia Mezza maglia alta quindi qui carico il filo e vado a fare la mezza maglia alta dall'altra parte del marcapunti sulla prima maglia sottostante. Ecco, spero che avete capito. Adesso si riprende con la catenella, salto una maglia di base, e così via. Quindi vi ritroverete con. Quadratini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tra un marca punti e l'altro, e due maglie, mezze maglie alte vicine. Parte l'altra, vedete del marca punti. questo secondo giro. Arriviamo alla chiusura. Facciamo l'ultimo lato insieme. Una catenella di separazione. Carico il filo, salto la maglia di base, nella prossima mezza maglia alta una catenella di separazione salto la maglia di base nella prossima una mezza maglia alta una catenella salto una maglia nella prossima mezza maglia alta una catenella salto la maglia di base nella prossima mezza maglia alta una catenella salto la maglia di base nella prossima una maglia alta mezza maglia alta scusate una catenella di separazione, e siamo. Vedete, vicino al marcapunti. Salto, carico il filo, salto la maglia, vedete, e arrivo giusta all'ultima maglia. Prima del marcapunti, e faccio la mia mezza maglia alta. Da qui mi vado a chiudere senza catenelle direttamente nella seconda, vedete la seconda catenella che sostituiva la mezza la prima mezza maglia alta del giro ecco qua e ci ritroviamo qui sull'angolo ora ripartiamo con il primo giro mentre qua l'abbiamo messo abbiamo applicato su un giro di maglie basse adesso vi faccio vedere come distribuire il primo giro su un giro originale del, del motivo del ponte allora, siamo nella maglia a sinistra del marcapunti, cosa facciamo? Ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo nello stesso punto, nella stessa maglia di base, facciamo un'altra, la seconda, un'altra maglia alta. Carico il filo, maglia alta all'interno del primo quadrettino. Carico il filo maglia alta sulla mezza maglia alta sottostante. Carico il filo maglia alta nel quadrettino. Carico il filo maglia alta sulla maglia sottostante. Carico il filo maglia alta nel quadrettino. Carico il filo maglia alta sulla maglia sottostante. Carico il filo, maglia alta nel quadrettino. Carico il filo, maglia alta sulla maglia sottostante. Carico il filo, maglia alta nel quadrettino. Maglia alta sulla maglia sottostante. Maglia alta nel quadrettino. E siamo arrivati alle due maglie vicino al vedete al marcapunti. Sulla prima facciamo due maglie alte nello stesso punto di base, una e due. Sulla seconda a, de a sinistra del marcapunti facciamo due maglie alte nello stesso punto di base, una 2. Allora il marcapunti che abbiamo messo qua sotto, se volete lo, lo possiamo togliere e rimettere, vedete, qui nel centro come abbiamo fatto prima tra i due gruppetti, finché non abbiamo imparato bene il giro ci sarà potrebbe essere molto utile perché anche io mi sono sbagliata al primo giro quindi continuiamo inserendo le maglie alte vedete una nel quadretto una, dice nodo, una nella maglia alta sottostante una maglia alta nel quadretto lo faccio rivedere vedete una sulla maglia alta una nel quadretto, una sulla maglia sottostante, una nel quadretto e una nella maglia sottostante, una nel quadretto, una sulla maglia sottostante una nel quadretto e siamo già arrivati di nuovo al marca punti dove abbiamo le due maglie vicine senza catenella quindi andremo a fare nella prima due maglie alte nello stesso punto di base e due maglie alte nello stesso punto di base sulla maglia a sinistra del marca punti una e due prendete il marcapunti sottostante e lo inserite come prima in mezzo ai due rupetti e andate avanti così fino alla fine del giro ecco sono la fine del giro faccio le ultime maglie alte Vedete una sulla maglia alta una nel, nel nell'ultimo quadratino ora dobbiamo fare in questo forellino vedete che ci qui dovremo dobbiamo andare a fare le altre due maglie alte insieme nello stesso punto di base quindi entriamo qua e facciamo una seconda maglia alta nello stesso punto di base e andiamo a chiuderci con una mezza maglia bassa qua nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro quindi prendiamo il nostro marcapunti sottostante e lo mettiamo in mezzo ai due gruppetti e ricominciamo la lavorazione. Quindi ancora come il giro che vi ho già fatto vedere, ve lo faccio vedere un attimino appena appena all'inizio. Dobbiamo fare eh, partire con una mezza maglia alta. Quindi ci alziamo con due catenelle più una. Di separazione carico il filo salto la maglia di base vado nella prossima e faccio la mezza maglia alta una catenella carico il filo salto una maglia nella prossima una mezza maglia e così via e quindi eh, sono questi due giri che si ripetono in questo puncio diciamo simile a un top down allora adesso io andrò a ripetere tre volte gli archetti. Quindi andrò a fare questo è il primo giro, 1 2 3 4 5 6 6 giri quando siete arrivati alla terza ripetizione del, motivo trafora, cioè del, del giro traforato degli archetti. Vedete 1, 2 e 3 andremo a fare un giro diverso, ma solo al terzo, sul terzo lavorato sul terzo giro di archetti, perché altrimenti viene sbagliata poi la suddivisione andando avanti con il poggio. Praticamente lo andremo a fare dove abbiamo gli otto quadratini di lato, cioè vedete che ve li conto, qua ci sono le due maglie, le due, me, le due, me, le due mezze maglie alte vicine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, solo su, quando avrete il giro di otto quadratini per lato, altrimenti viene sbagliato poi se lo fate su un giro diverso. allora Alziamo con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, entro e faccio la seconda maglia alta, nello stesso punto di base, ok. Ora nei quadratini, mentre prima andavamo a fare una maglia alta, e comunque dai giri successivi, continueremo a fare giri di una maglia alta nel quadratino, in solo in questo giro andremo a farne due, perché qua c'è, diciamo, lo stacco tra. Il collo un po' montante ad imbuto e l'inizio effettivo del pochio quindi andiamo a fare una e due due maglie alte nel quadratino carico il filo entro nella maglia sottostante faccio la maglia alta carico il filo nel, nel quadratino seguente vado a fare due maglie alte una e due Carico il filo, maglia alta su maglia sottostante, due maglie alte nel quadratino successivo e così via. L'unica differenza in questo giro è questo: che si vanno a fare due maglie alte nei quadratini. Poi nel giro seguente ritornerete normalmente a fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto fino a qui, ugualissima e vedrete che verrà suddiviso giusto i quadratini verranno suddivisi giusti e poi proseguirete con questa lavorazione che vi ho insegnato facendo però solamente dopo come prima vedete una solamente una maglia alta nel quadratino ecco questa è la lavorazione del poncio lo lavorate fino a. Non preoccupatevi anche se vedete che vi allargate molto perché comunque l'effetto di questo poncio è dato dalla larghezza e io mi sono fermata, vi ho detto a 50 cm perché ehm, per finire il poncio ho dovuto fermarmi perché non ho molta lana. Se poi voi lo volete qualche 5 cm o 10 in più non c'è problema perché man mano che voi andrete avanti col poncio lui si allargherà e quindi le, la manica non sarà mai una manica che vi tira e che vi limita i movimenti. Bene, ci vediamo più tardi. Allora, una volta che abbiamo fatto i nostri centimetri di lunghezza a piacere che ci servono, ci fermiamo, stacchiamo il filo e andiamo a rifinire il collo. Questo vedete è il collo. Io andrò a fare un semplice punto gambero perché così tiene un pochettino eh, sostenuta la mia scollatura solito mi attacco qui dove c'è il filo d'inizio così poi vado a inserirli e a fermarli insieme allora come si fa il punto gambero il punto gambero va, va lavorato in, eh, in senso contrario quindi parto vedete dentro, qui abbiamo la catenella d'inizio entro in una catenella faccio una maglia una catenella e rientro faccio una maglia bassa Faccio 2, 2 catenelle, vado nella catenella successiva tornando indietro in senso contrario e faccio la maglia vedete, bassa. Io tengo un po' il lavoro sostenuto 2 catenelle, vado, vedete, in senso contrario nella maglia successiva e faccio la maglia bassa. 2 catenelle, vado nella catenella successiva tornando indietro e faccio vedete, la maglia bassa 2 catenelle, vado nella maglia successiva e faccio la maglia bassa 2 catenelle vado nella maglia non successiva, perché successiva, ed è, dire successiva è sbagliata, ma retrocedo, vedete, di una catenella e continuo così vedete, fino a, alla fine del mio giro. Se qualcuno non ama questo, diciamo, tipo che è uscito di piccole punte può non fare le catenelle, quindi passa direttamente sulla maglia seguente, fa la maglia bassa e poi va indietro direttamente senza vedete, fare le catenelle di separazione. Questo è il punto gambero tradizionale, invece l'altro era il punto gambero con la catenella vedete in questo modo qua vedete la differenza questo è il punto gambero normale questo è il punto gambero con la catenella ecco io ho optato per quello il punto gambero senza catenella vedete l'ho chiuso poi ho chiuso il giro e ho fermato le mie codine allora per Delineare il punto dove proseguiamo con la manica. Cosa ho fatto? Ho diviso esattamente a metà il mio lavoro e ho inserito in ogni angolino, vedete, i marcapunti, unendo la parte davanti con la parte dietro. Vedete, qui, nel primo laterale, ho diviso a metà, vedete, un lato, perché il lato era tutto questo che girava intorno. E ho messo i due marcapunti esattamente come abbiamo sempre messo all'interno, vedete, tra i due motivi doppi di maglie alte di due maglie alte nello stesso punto di base dove c'era l'angolino e le ho uniti insieme, poi ho fatto così: con è passato tutto davanti con il dietro, metà, e ho messo, vedete l'altro. Marca punti nell'angolo, poi ho fatto lo stesso passando di qua. Anche qui ho fatto la stessa cosa. Praticamente ho inserito tre marca punti, delineando parte l'altra. Mezzo motivo: vedete questo motivo anche di qua. Un motivo un lato, non un motivo intero, diviso a metà per la manica spero di essere stata chiara perché nella manica adesso dobbiamo andare avanti a lavorare quindi vedete mezzo motivo mezzo motivo marca punti due motivi interi marca punti nell'angolino due motivi interi marca punto nell'angolino e qua poi cioè viene facendo questo lavoro dopo viene spontaneo che l'altro l'ultimo viene diviso a metà ok quindi abbiamo davanti abbiamo due lati centrali mezzo mezzo a destra e mezzo a sinistra ora su questo laterale piegato a metà questo punto come ho detto è un, un lato andiamo a fare la manica proseguiremo con la stessa lavorazione senza l'aumento dell'angolo quindi prendiamo il nostro lavoro nel senso giriamo vedete qui c'è il lato andremo a calcolare più o meno quanto vogliamo fare la nostra manica perché questa qua calcolando che parte da sotto il gomito secondo me è troppo grande mi voglio spostare un pochettino però devo calcolare che devo mantenere il numero di maglie pari allora io ho calcolato la mia misura più o meno dipende dal braccio perché questo poncio è un poncio che veste fino a una taglia abbondante quindi dovete anche insomma calcolare in base al vostro braccio io ho calcolato 13 centimetri vedete messo il marcapunti quindi dal marca punti che avevo qua dell'angolo ho contato 12 maglie quindi vedete 2 4 6 8 10 e 12 Io ho messo il marcaponte ho fatto uguale dall'altra parte ho contato quello che mi rimane per la manica mi da 35 se voi avete face, perché dipende da dove vi fermate dipende da dove vi fermate con i motivi vi ritroverete o le, o le maglie dispari o le maglie pari è sempre quel discorso che facevamo sul fatto di a fare obbligatoriamente a quel giro di tre maglie di, di due maglie alte nel quadratino invece di una di farlo eh, obbligatoriamente al ter alla terza ripetizione di appunto di, 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 di archetti traforati perché appunto i giri non sono tutti uguali quindi io mi ritrovo fermandomi qui con 35 maglie le maglie devono essere dispari allora io cosa vado a fare? Andrò a fare poi quando unirò i, i pezzi andrò a fare un aumento perché dobbiamo avere un numero pari perché poi quando abbiamo il giro degli archetti eh, è multiplo di due Adesso io prendo il mio filo, qua possiamo togliere, vedete dove c'è questo marcapunti lo possiamo togliere. Andremo a lavorare in tondo appunto su questa vedete, su questa misura qua. Quindi prendiamo il nostro filo nodo di inizio entro nella prima maglia, dopo il marcapunti. Passo dentro col filo con il nodo d'inizio e proseguo mi attacco e faccio. Adesso andremo a fare ancora un giro, però di maglie alte. Faccio vedete, una, due e tre. E comincio a fare una lavorazione. Queste sostituiscono la prima maglia alta. Le tre catenelle andremo a lavorare in maglie alte fino all'altro marcapunti. Io le vado a contare, comunque sono 35. Ecco, vedete, sono quasi l'altro marca punti, sono quota 31, 32, 33, 34 e 35. Nella 35 maglia sottostante vado a fare anche la 36 che okay? mi serve un multiplo di due. Poi cosa faccio? Prendo naturalmente, io sto lavorando sul dritto eh, del poncho, che è del poncio che tipo un top down. Vado a chiudermi, vedete, qui dove abbiamo iniziato le maglie alte, dove c'è altro marca punti con la mezza maglia bassa ok e proseguo la lavorazione quindi ora facciamo il giro degli archettini mi alzo con due catenelle che sostituiscono la mezza maglia alta una catenella di separazione carico il filo, salto la maglia di base e vado a fare la mezza maglia bassa nella maglia seguente, una catenella di separazione. Spero che si veda perché c'è un po' il colore. Carico il filo, salto la maglia di base, vado a fare la mezza maglia bassa e continuo così il mio giro. Se vi risulta magari si potrebbe anche per fare la manica retrocedere di un eh, uncinetto di al 5. Se volete qualcosa di più sostenuto, vedete continuo fino alla fine del giro. Catenella, salto la maglia di base, nella prossima mezza maglia alta, il solito giro che abbiamo fatto fino adesso. Ah, dimenticavo se per caso voi invece avete quando iniziate a fare il primo giro di maglia alta avete i numeri pari quindi qua io ero a 35 ho fatto l'aumento dentro l'ultima semplicemente se voi invece avete i numeri pari non lo fate non c'è nessun problema Ecco, siamo alla fine del giro, facciamo la catenella di separazione. Questa è l'ultima maglia, che è quella che abbiamo fatto l'aumento che ci serviva. La saltiamo e andiamo a chiuderci nella seconda catenella che sostituiva la prima mezza maglia alta del giro la chiudiamo con la mezza maglia bassa. Allora, adesso, prima di continuare, facciamo una cosa: andiamo ad unire. Qui avevamo il nodo d'inizio Andiamo ad unire, allora entriamo dove c'è il marca punti, vedete usciamo con il filo e andiamo ad unire, abbiamo un pezzettino di filo, vedete l'altro, dove c'è l'altro marca punti. Però dobbiamo entrare in questo. Eh, ho lasciato poco filo però eh, è lo stesso entriamo in questo modo guardate entriamo così stringiamo e andiamo a chiudere ci vuole un po di pazienza ma andiamo a chiudere vedete? la manica dopo facciamo passare dietro e fermiamo vedete devo passare il filo dietro e fermiamo la codina ecco, ora possiamo togliere il nostro marcapunto sotto, sotto all'inizio della manica poi naturalmente tutto questo lavoro va fatto nell'altra manica nella seconda vedete viene fermato bene Adesso, noi proseguiamo la manica lavorando fino alla lunghezza che vogliamo. Che ci serve lavorando normale come tutto il nostro poncio. Quindi, ci alziamo con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Andiamo a lavorare una maglia alta nell'archetto e una maglia alta sulla maglia sottostante. E poi di nuovo ripeteremo il giro degli archetti e così via fino alla lunghezza desiderata. Ecco adesso io finisco questa manica, poi me lo provo, vedo quanto lunga lo devo fare, poi faccio l'altra, poi vi do due indicazioni sulla manica finita e ah, proseguiamo poi con il poncio. Ci vediamo dopo. Ecco ragazzi io ho finito le maniche vedete ho fatto due maniche qua, al puncio allora per quanto riguarda eh, la misura delle maniche scusate non so tutto <ride> eh, ve lo dovete provare perché dipende dalla larghezza che avete delle spalle esempio delle spalle importanti quindi eh, logicamente mh, la parte Laterale del poncio saliva no? di più e quindi dopo eh, la manica logicamente l'ho fatta, diciamo più lunga. Mh, dovete provarlo perché magari mia figlia, che se lo mette perché taglia unica, ha le spalline piccoline, quindi questa parte qua del poncio sarebbe scesa più in basso e la manica sarebbe stata più corta. Comunque, io vi do due indicazioni che io ho una taglia un pochettino gra grande. Eh. E ho fatto 22 cm di manica ripetuto il mio motivo eh, finendo col giro delle maglie alte e sul giro delle maglie alte ho inserito il punto gambero come al collo quindi niente di più semplice eh, adesso proseguiamo allora io purtroppo ho notato che mh, a me è rimasta questa lana qui non credo di farcela per fare le frange perché devo fare ancora quindi adesso un giro o due di maglie alte. e Poi inseriremo qualche cosa simile alle frange. Potrei provare, ma eh, mh, sarebbe un, un rischiare di gettare via. Eh, perché poi, una volta che tagliamo le frange, quindi rischiamo di gettare via l'ultimo quantitativo di eh, lana che ho. Quindi, se voi volete fare le frange, vi allungate qua di due giri. Senza fare gli aumenti, infatti adesso vi farò vedere, poi fate un giro di ancora di archetti. Negli archetti inserite le frange. Adesso io invece andrò a fare un'altra lavorazione, che non è detto che poi alla fine possa essere più eh, fine. Adesso vediamo, partiamo, facciamo il nostro nodo d'inizio, giriamo il poncio dalla parte tenendo il collo verso di voi sul bordo andiamo a lavorare sul bordo io vado sempre a cercare il filo che ho spezzato così partiamo da qua poi dopo li vado a nascondere insieme vedete sono sul diritto del lavoro adesso iniziamo a fare dei giri uno due giri adesso vedrò quanta eh, quanta lana ho di maglia alta senza fare gli aumenti quindi entro vedete nella maglia stessa qua dove chiuso dove ho il, chiuso il giro prima filo il nodo di inizio allora usciamo con, la, con il nodo di inizio facciamo le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e cominciamo a lavorare una maglia alta su ogni maglia alta disponibile semplicemente un giro di maglie alte se avete un più lana di me potete anche allungare questo poncio nella parte scusa le maniche quello che rimane lo potete allungare a piacimento senza fare gli aumenti di 3 4 giri perché comunque è molto ampio e potete anche non fare più gli aumenti quindi andiamo avanti fino al, all'angolino al primo angolino facendo una maglia alta su ogni maglia alta disponibile ecco quando ci avviciniamo qua dove c'era stato l'aumento nel giro vedete che sono due maglie insieme nello stesso punto di base manteniamo semplicemente le maglie come si trovano non si fanno più gli aumenti come non ne abbiamo più fatti nelle maniche. Quindi continuiamo lavorando una maglia alta su maglia alta disponibile sottostante. Quindi proseguiamo questo giro tutto, in questo modo, adesso. Quando io arriverò alla manica, vi farò vedere come fare, nel punto di dove abbiamo iniziato la manica. Quindi proseguite nella lavorazione tutto un giro di praticamente di maglie alte maglia alta su maglia alta disponibile allora sono arrivata vicino alla manica vedete qua c'è la manica sono a una maglia prima della cattura della manica cosa vado a fare vado a fare tre maglie alte chiuse insieme allora, spero che si veda perché c'è il filato nero qua. Allora, carico il filo, entro nell'ultima maglia, vedete, prima della cacatura, dell chiudo a metà, carico il filo, entro dove avevamo fatto quel nodino, vedete qua c'era quel nodino che vi ho fatto vedere, e chiudo a metà. Carico il filo, entro nella maglia subito dopo, una maglia alta, questa, e chiudo, Aspetta che la prendiamo meglio chiudo a metà ok e chiudo tutto insieme e poi proseguo dall'altra parte sempre continuando con le maglie alte una maglia alta su ogni maglia alta disponibile e così fino alla fine del giro quando siete nell'altra manica sotto fate la stessa cosa che abbiamo fatto qua delle tre maglie alte chiuse insieme e ci vediamo alla fine del giro vedete come viene qui c'è la manica e qua abbiamo ridotto un attimino ecco sono alla fine del giro faccio l'ultima maglia alta sull'ultima maglia disponibile e mi chiudo vedete qua ci sono mi vado a chiudere nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro la mezza maglia alta bassa, scusa. Allora, adesso io andrò a fare eh, fino a che il filato permettendo alcuni giri mantenendo sempre la stessa lavorazione. Quindi, come abbiamo anche fatto le maniche, adesso faremo il giro degli archetti. Quindi mi alzo con due catenelle che sostituiscono una mezza maglia alta più una catenella di separazione carico il filo. Salto una maglia di base e vado a fare la mezza maglia alta e così via il solito giro quello che conosciamo. Già, vedete, e poi, dopo ripeteremo: insomma, il giro delle maglie alte e il nostro motivo che stiamo usando, ok. Penso di farne, se ce la faccio, adesso vedo col filato di farne altri tre, cioè un giro di, di archetti, un giro di maglie alte, un altro giro di archetti, perché poi l'ultimo giro lo andremo a inserire nel giro degli archetti. Quindi vi dovete fermare, voi fate i giri che volete, e vi dovete fermare al giro degli archetti. Allora, una volta che avete ripetuto qualche giro, eh, appunto come vi ho detto prima, in fondo al, al poncio e vi siete fermati qua nel giro dei vedete degli, degli archetti andremo a fare una cosa molto simpatica questo bordino di finitura allora entriamo vedete abbiamo chiuso il giro entriamo nel primo archetto e chiudiamo con una mezza maglia bassa e iniziamo a fare un lavoro allora ora facciamo una due tre quattro 5 6 7 8 9 e 10 Nella decima andremo a chiudere adesso tre eh, archettini formati così. 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5, quindi nella decima catenella di prima entriamo e facciamo la maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Rientriamo nella stessa decima catenella e facciamo la maglia bassa. 1 2 3 4 5 Rientriamo sempre nella decima catenella e facciamo una maglia bassa L Abbiamo fatto come un fiorellino Ora facciamo 9 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ok andiamo nell'archit nell'archettino seguente e facciamo una maglia passa e cominciamo di nuovo vi Ve faccio vedere ancora una due tre Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Teniamo magari il dito qua, nella decima facciamo una, due, tre, quattro, cinque. Entriamo nella decima e facciamo la maglia bassa. 1 2 3 4 5 rientriamo nella decima e facciamo la maglia bassa 1 2 3 4 5 rientriamo nella decima e facciamo la maglia bassa 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 andiamo nell'archetto successivo e facciamo la maglia bassa e di qui ripartiamo ancora e eseguiamo questa lavorazione di fiorellini su catenella su tutta la circonferenza del nostro poncio, ecco poi, beh, quando si è, siete arrivati qui nel, nell'ultimo archettino, niente eh, fermate il filo, fate la vostra maglia, basta eh, fermate il filo e eh, vedrete come com com diventa carino questo poncio. Ecco, io spero che questo lavoretto vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti sotto il video se è stato di vostro gradimento se avete avuto delle difficoltà e se vi va iscrivetevi che andiamo avanti insieme io vi saluto speriamo che sia l'ultimo progetto diciamo in lana perché veramente quest'anno il freddo non ci abbandona e altrimenti faremo un po di lana e un po <ride> di cotone io vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, vi saluto alla prossima ragazzi, al prossimo tutorial. Ciao, grazie, grazie.